la differenza per chi amministra non è l'etichetta di partito, ma sono i suoi attributi, la sua capacità di governare o meno e anche la sua libertà. Perché se uno non è libero di amministrare, può dire tutto quello che vuole, non farà niente. Eccoci con l'onorevole Vincenzo De Luca, candidato presidente per la regione Campania. Onorevole, allora la prima domanda riguarda ovviamente quali sono i punti principali del suo programma elettorale. C'è un punto complessivo che si riassume in questa parola d'ordine: cambiare tutto. Cambiare tutto. Noi dobbiamo fare una rivoluzione produttiva, di civiltà istituzionale, di sburocratizzazione, di concretezza amministrativa, una rivoluzione, bisogna cambiare tutto. Al centro del nostro programma c'è il tema del lavoro, dello sviluppo. Qui dobbiamo dire sinceramente che da parte del governo nazionale non c'è neanche l'ombra di un'attenzione. Processo breve, processo lungo, leggi inutili, conflitto con i magistrati, tutto meno che decisioni che riguardano lo sviluppo e il lavoro del Sud. Anzi, abbiamo avuto la sottrazione al Mezzogiorno Italia di 9 miliardi di fondi FAS, fondi destinati allo sviluppo, per coprire buchi di bilancio, Alitalia e cose varie, la nuova domanda di cassa integrazione. Allora, in questo contesto difficile noi dobbiamo dare centralità al tema del lavoro. Ai giovani che dobbiamo trattenere qui, sono migliaia ormai che emigrano in altre parti d'Italia, abbiamo proposte concrete per i giovani laureati della Campania, stabilizzare le aree di precariato nella sanità e nella scuola, semplificare i meccanismi di agevolazione del credito per le imprese, semplificare il sistema di incentivi relativi a fondi europei, eliminare questa storia dei bandi ma avere credito d'imposta molto semplice e poi grandi progetti di realizzazione di decine di migliaia di posti di lavoro, un grande distretto turistico mondiale, un asse di sviluppo attrezzato nella parte centrale della regione, botteghe artigiane da valorizzare con formazione professionale mirata, formare apprendisti che non ci sono più, insomma il tema del lavoro che è la croce di ogni famiglia. Ovviamente per realizzare queste cose bisogna avere la capacità amministrativa per farlo, io posso presentarmi come uno che le cose le ha fatte, non le enuncia soltanto, e ci vuole la libertà, l'autonomia. Vede, dall'altra parte il mio antagonista ha questa compagnia: De Mita, Mastella, Cirino Pomicino, Giulio Di Donato, Nicola Cosentino, stanno tutti da quella parte. In queste condizioni non decideranno niente, faranno solo quello che hanno sempre fatto, la spartizione del potere. Con me spartizione di potere non ce n'è, non ce ne sarà. L'ho anticipato questo tema prima delle votazioni. A proposito dell'assessorato alla sanità, ho detto già che gestisco direttamente io. Il mercato degli assessorati con me non si fa. Ecco, lei ha detto conto di far diventare la regione Campania il più grande cantiere d'Europa. Assolutamente sì, ce la possiamo fare. Ci vuole, ripeto, concretezza, capacità amministrativa e libertà personale. Cioè non essere condizionati da padrini, padroni, notabili politici, che sono quelli che non ti fanno lavorare in pace. A questo tema dello sviluppo si lega ovviamente il tema di una sburocratizzazione radicale, che è essenziale. Un'impresa non può perdere 2 anni per avere un'autorizzazione ambientale. Sono tempi incompatibili con l'economia moderna. Sburocratizzare tutto. Nessuna pratica regionale deve durare più di 2 mesi. Valorizzare il silenzio assenso. Andare avanti. Altro tema decisivo sarà quello dell'ambiente. Per creare lavoro, ma anche per modernizzare questa regione. Ci hanno detto che hanno risolto l'emergenza rifiuti. In parte è vero. Ma l'emergenza non è risolta, hanno spostato i rifiuti da Napoli e li hanno accumulati fra Giugliano, Villa Literno, le discariche. Noi siamo alla vigilia di un'altra emergenza rifiuti. Rischiamo di avere rifiuti per strada e insieme il raddoppio della bolletta della spazzatura in tutte le famiglie. È una cosa incredibile. Qui dobbiamo fare le persone serie, uscire dalla propaganda.
realizzare gli impianti che servono, incentivare la raccolta differenziata dando una mano ai comuni che non ce la fanno. Questo è quello che dobbiamo fare. Reti fognarie che mancano, un sistema di depurazione che manca, non abbiamo acqua balneabile in tre quarti della regione. E poi dobbiamo dire cose chiare su due temi. No al nucleare, alle centrali nucleari. Noi diciamo di no, non abbiamo capito i nostri interlocutori che dicono. E no alla privatizzazione dell'acqua. Questo significherebbe solo raddoppiare anche le bollette dell'acqua per le famiglie. Un conto è sanare le gestioni pubbliche, e questo va fatto con rigore. Un altro conto è considerare l'acqua un bene di mercato. Questa è una cosa irresponsabile. Ecco, il modello efficienza della città di Salerno, attraverso negli anni in cui lei è stato sindaco, è un simbolo ormai in tutta Italia. Quali difficoltà ci saranno nel portare questo processo di efficacia nella regione Campania? Non ci saranno difficoltà, la dimensione dei problemi cambia ovviamente, ma il metodo di lavoro è lo stesso. Se si ha capacità di amministrazione non cambia nulla, se si ha capacità di sburocratizzare e semplificare le procedure si può lavorare e se si ha rigore si può lavorare. Io non ho nel mio comune consulenti, non ne ho, li potevo fare, non ho direttore generale, non ho il bancomat, tutti gli atti amministrativi del comune sono sul sito del comune, tutto è pubblico, una casa di vetro, tutto è verificabile e controllabile da parte dei cittadini, non si fanno viaggi di piacere all'estero, non si fanno finti gemellaggi, si lavora, non si fa il mercato del potere e dei posti. Questo metodo di lavoro può essere tranquillamente applicato anche su scala più ampia. Una parola sul suo avversario Stefano Caldoro, che guida lo schieramento di centrodestra. Lo rispetto, non ho rilievi particolari da fargli, dico semplicemente che non è in grado di fare nulla, perché con i notabili di cui è prigioniero, alcuni dei quali sono i principali responsabili dei disastri della regione, De Mita per la sanità, Mastella per l'ambiente, tanto per essere chiari. Con questo giro di notabili di cui è prigioniero non sarà in grado di muovere una foglia. Io ho la libertà di dire che per quello che mi riguarda assessorato alla sanità lo gestisco io, fuori contrattazione, nessuno mi ha chiesto niente. Mentre loro hanno litigato per due mesi sulle postazioni di potere, la provincia di Caserta, gli assessorati, noi stiamo parlando dei problemi delle famiglie e delle imprese. Questa è la differenza. Noi abbiamo la libertà di portare la Campania nell'Europa e nella modernità. Loro propongono la preistoria politica. Il governo nazionale ripete queste sciocchezze, continuano a ripetere che la crisi non c'è. La crisi comincia a mordere sul corpo vivo dell'Italia, nelle famiglie. Le casse integrazioni stanno scadendo, il precariato si allarga, diventa in qualche caso disoccupazione, abbiamo crisi aziendali di cui non si preoccupa nessuno. E quindi mentre il governo nazionale è perso nelle scempiaggini, processo lungo, processo breve, le vallette, le veline, le escort, stupidaggini di questo tipo, nessuno si preoccupa di rilanciare l'industria, il lavoro, lo sviluppo. Non ci sono decisioni serie da questo punto di vista. Le imprese non hanno credito sufficiente. Gli enti pubblici pagano le imprese ormai a un anno, a due anni, e il governo non rende flessibile il patto di stabilità che potrebbe alleggerire questa stretta. Allora davvero questo è il tema centrale. E l'abbiamo preso in mano e ci auguriamo ovviamente che i nostri concittadini ci diano il sostegno per concretizzare i nostri programmi. Ecco, velocemente un messaggio agli elettori. Avere fiducia e darci la forza per voltare pagina. Siamo in grado di fare una rivoluzione in Campania, sul piano produttivo, sul piano della civiltà istituzionale, della sburocratizzazione, della qualità dei servizi e anche della sicurezza. Della sicurezza. Sinceramente credo, anche dopo aver visto la composizione delle liste, che siamo gli unici a poter combattere seriamente contro i poteri criminali. Noi cambiali da pagare alla camorra non ne abbiamo, altri non so.
se proprio qualcuno non ce la fa a mettere lo scippo sulla lista di centrodestra per un vizio inveterato, mi devo dire, sappia che il sistema elettorale consente di votare in maniera separata per il presidente. E in questo caso il voto a De Luca è un'opera di bene e di solidarietà nazionale.